Andreas Giovanelli, Istituto Tecnico Enrico Mattei di Urbino. Siamo nelle Marche. Ciao, anche lui. Ciao, ciao, auguri. Salve, complimenti, complimenti. Bravissimi, anche lui è stato uno dei primi, è vissuto, è stato con noi proprio dai primi giorni. Ti ho visto prestissimo quel pomeriggio. Con chi stavi? No, sono arrivato alle 11 di sera. Ah, le 11? Ah, era quello che... Ah, sì, sì, sei arrivato più tardi dopo con... Sì, 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 mi ricordo, perché io poi vi inquadro un po' tutti. Dici qualcosa di te, che cosa hai fatto in questa prova? Anzi, presentati un po', cosa fai oltre a studiare? Allora, io ringrazio prima di tutti i miei professori, il mio prof Lorenzo Bonetti, che mi ha insegnato a allontanarmi un po' dalle lezzoserie quando si scrive e a essere più pragmatico. E, la mia prof Sartori del biennio, che mi ha insegnato la grammatica di base, importantissima, e la prof Ballerino, che mi ha guidato in questo percorso, e anche la prof Simbari, che mi ha accompagnato qui. E, detto questo, sono fierissimo della mia scuola, di essere uno studente dell'ITIS chimico. E molte persone distinguono il campo scientifico da quello letterario umanistico, io non sono d'accordo, tanto che il mio filosofo preferito è Eraclito. Che parla del Pantarei, dell'uguaglianza dei contrari. E, io credo proprio in questo, che l'aspetto umanistico, l'aspetto scientifico siano due facce della stessa medaglia. Io amo la conoscenza e la scoperta e, in ogni aspetto filosofico e scientifico, e quindi ringrazio prima di tutto la mia scuola, l'ITIS, che mi ha dato questo panorama scientifico e letterario. Grazie. Scusa, che classe curi altre parti? Allora, l'anno prossimo in qualità di filosofo ti partecipi alle Olimpiadi di Filosofia, ti aspetto. Scusa. Allora, grazie. Ok, grazie. Adesso ancora. Professore Aratro, vieni.